siete sintonizzati su www.radiobaiano.it. Questa è Indifferenti, io sono Francesca e anche oggi facciamo un viaggio attraverso la musica campana, finalmente con una presenza femminile. Ci sono anche due ragazzi, però la protagonista principale è donna. Non ospito donne da un sacco di tempo perché anche la musica a Napoli è maschilista. Sono insieme ad Alessandra Nazzaro, in arte la Nazzaro. Ciao! Accompagnata da Luca, il batterista. E Marco Lembo, il bassista. Battista percussionista. Come ti trovi con le cuffie? Bene. Mi senti bene? Abbastanza. non ti vedo molto a tuo agio con le cuffie. Però resiste, ce la fa. Sì. Allora, Alessandra, parlami un po' del progetto. Allora, io nasco con un progetto solista, che è appunto quello proprio di portare i miei brani da sola in una condizione acustica. Poi fortuna ha voluto che incontrassi Marco e Luca e che mettessimo su questo progetto che diciamo ci vede come un gruppo, infatti ci chiamiamo i Tre Quarti e insomma tra cover e inediti cerchiamo di alternare, diciamo, questo stile tra il pop cantautoriale e lo swing. Pro e contro dello stare in gruppo? Hai trovato difficoltà? Io sono un po' tirannica nella vita, quindi devo dire la verità che devo cercare di far da parte il mio ego, però loro sono due bonaccioni e mi vogliono bene, quindi mi sopportano molto. Anche se devo dire la verità che Marco dà un po' fastidio nella vita, storpia un po' le mie canzoni, dà fastidio, però gli vogliamo bene. I ragazzi me l'hanno servita un po' su un piatto d'argento, perché visto ho capito che comunque lei è un po' tiranna, voi siete buoni, quindi la mia domanda cade proprio a fagiolo. Pregi e difetti un po' gli uni degli altri, conosciamoci meglio. Di mondo difficile. Chi comincia? Chi sta con le cuffie? esatto, giusto inizio, sì. Con le cuffie. Un pregio e un difetto. Puoi scegliere uno di loro due. Ok. E dare un pregio e un difetto. Allora, ovviamente in senso artistico, non pregio e difetti personali. Ho sempre stato scarso sui pregi e difetti. Sono stato rimandato a scuola più volte. Nessuno devi di loro due. Non devi scegliere per allora, forza Alessandra. Pregi, non sono dei pregi, eh. Di chi? Li pregi di Alessandra. Ok. Più facile da trovare. È una ragazza aperta a molti generi musicali, artisticamente. Invece di Marco è che suona con mille gruppi, quindi fa sempre esperienza e cerca sempre di migliorare. E questa è la parte facile. Questa è la parte facile, sì. Però ho detto pregio un difetto, quindi io ho detto no, io ho detto pregi e difetto, no, pregio. Oggi sono stata abbastanza chiara. Pregi e difetti. Ok, difetti. Il difetto di Alessandra è che non gli piace la musica rock e metal, che piace molto a me, e invece di Marco è che, vediamo un po', è Marco più difficile, Marco è perfetto. Modestamente. Che non mi appoggia, no, che non mi appoggia sul fatto che potremmo suonare qualcosa di più... Non lo so, metal. il difetto è lo sempre quello alla fine. Che non mi appoggia con tu te. Vuoi trasformare i Tre Quarti band metal. Da quello che ho capito. No, assolutamente. Così puoi andare a Metro Rock da Carlo. Se trasformassero in una band metal potresti intervenire. Facciamo un po' da tutti, andiamo. Così cambiamo metal giusto per andare da Carlo. No, i difetti di Marco è che tira un basso a 4 corde invece che a 5. Perché non posso suonare il metal, alla fine ritorno a quello. La sofferenza è finita. Andiamo avanti. Chi si cimenta?
Ma vado io, perché io sono, sono il piccolino del gruppo, no, quindi devo andare avanti. No, allora, Pregio di Luca, che io adoro, è che è un tranquillone, cioè proprio tranquillo. Tu ti incazzi, io e Alessandra ci incazziamo tra di noi, perché pure sono pure io un po' che voglio imporre le mie idee, quindi noi ci incazziamo. Luca invece sta sempre tranquillissimo, sereno, magari fossi come lui. Pregio di Alessandra, bravissima a scrivere i testi, le musiche. Però i difetti Alessandra ne ho un po' tanti, io purtroppo la conosco a 8 anni e quindi ne posso fare tante e tanti. Bene. Sì, io ci sono cresciuto insieme, quindi ne posso fare tantissimi. Uno fra i tanti? Che quando c'ha un'idea in mente per farla muovere da quell'idea, ce ne metti che ce ne metti. Anche se è sbagliata, ma può testarla, chi la muove? Difetto di Luca, che vuole fare solo metal. Abbiamo capito che tu hai proprio un'idea fissa. La cosa più bella che Luca non ha bravi. Mi piace molto il gesto tradizionale. Ah. Anche molto. Potresti trasformare i tre quarti anche in un gesto molto tradizionale, sì. Più facile sicuramente del sì, metal. Metal. Non a livello poi artistico una band proprio. Metal. Sì, jazz metal. Jazz metal, è una novità. Non mi manca a me. Tocca alla donna. Concludo. Allora, un pregio di Luca è che sa adattarsi molto bene a tutti gli stili e che è molto propositivo. E invece un pregio di Marco è che mi sostiene in tutto quello che faccio, devo dire la verità. E invece un difetto di Marco, parto da lui perché è più facile, è che storpia tutte le mie canzoni, ne crea una parodia per ognuna e le canta. I miei testi cambiano con lui e quindi va bene così. Invece un difetto di Luca è che... Lo so, pure suona il metal. Ma ricorre, sì, questa sì. Ormai ricorre. Perché ha tre band e tre che non suonano metal. E ti ne usa troppo il doppio pedale che deve stare. Però potresti anche formare una band da solo. Sì. Una one man band metal. Solo metal. Che pensaci. Tanto ci penso, non caso mai ti vengo qua così. Così torni. Hai un buon motivo. Siamo di nuovo. La prima volta che avete suonato insieme, che ricordi avete? Allora, era... Il mio compleanno. Era il tuo compleanno, sì, infatti... Cioè, era il primo febbraio 2017, giusto? Sì, quindi un anno fa. Un annetto fa. Sì, un annetto fa. E abbiamo suonato facendo una jam e provando Superstition. Sea Wonder. E niente, la cosa bella che io ricordo è che si è creata subito una linea su cui costruire le cose insieme. E poi sicuramente un'altra cosa molto bella della prima prova è che nonostante venissimo da percorsi differenti e da ascolti differenti, c'era una bella energia, quindi non il voler fare per forza qualcosa, ma voler inserire tutte queste influenze differenti all'interno di una musica che poi sarebbe stata la nostra. A proposito di influenze, io sono curiosa di sapere quali sono le vostre individuali e come avete fatto a trovare poi delle influenze musicali comuni su cui basare poi tutto il progetto. Parto dal fatto che la sua è metal, ovviamente. È inutile che chiediamo. No, diciamo che la cosa bella è proprio questa, è che noi abbiamo deciso di soffermarci sugli inediti perché io avevo bisogno, diciamo, di registrare un singolo e quindi ho chiesto a loro. E poi, diciamo, è nato tutto. Per quanto riguarda le mie influenze, io sento molta musica italiana, principalmente mi piacciono e mi ispirano anche molto Carmen Consoli, Cristina Donà e Mannarino, ma poi ascolto anche molto electro swing, e tra cui Caro Emerald è, diciamo, in cima ai miei ascolti. E suonando anche il piano e studiandolo mi interessa molto anche lo strumentale, gli standard jazz, blues e quindi questa musica qui. Io invece pure io nasco per il jazz, da quando ho iniziato a suonare sempre ho fatto jazz, quindi per me l'influenza è per lo più quella, ho fatto molto funky, quindi io vengo completamente a un mondo diverso rispetto magari ad Alessandra per alcuni versi, però siamo riusciti comunque a trovare un punto d'incontro tra di noi,
Sì, pure Luca alla fine, per quanto sia solo metal, ha ceduto. Comunque pure Luca fa molto funky e sul jazz pure c'è una passione, come ha detto pure prima, quindi siamo riusciti comunque a trovare un punto d'incontro che è stato... Quanto però è stata dura dopo. Cedere a questo compromesso? Dopo l'amore per il jazz, prima ero più metal, poi mi sono affidato. È stata dura cedere a questo compromesso? No, a me è piaciuto da subito il jazz, e beh, mi piace più quello tradizionale, diciamo, più suonato in trio, anche senza voce, quindi proprio quello. E sì, vabbè, prima mi sono avvicinato prima al fusion e poi al jazz. E sì, mi sono alla fine con loro ho trovato il primo gruppo con cui ho suonato, diciamo, questo genere più swingato, perché prima non facevo questi generi. E mi sono trovato veramente molto bene. Mi sei soddisfatto? Sì. No. Fin dalla prima prova subito mi è piaciuta l'atmosfera che si creava, quindi... Questo è importante, quindi, che sì, sei soddisfatto. Allora, dobbiamo ascoltare due brani. Con quale cominciamo? Con Niente Così Sia. È un brano che è nato in maniera molto strana, era da un po' di tempo che non scrivevo, così ho deciso di inviare una nota audio alle mie due migliori amiche, utilizzando tutti i titoli dei libri che ho nella libreria, e mettendoli insieme ho, diciamo, creato una storia che ha al centro l'immaginazione e l'esigenza di aggrapparsi all'arte. E oggi, insomma, ve la facciamo sentire in un'altra completamente formazione, perché noi di solito suoniamo piano, contrabbasso e batteria. Ah, quindi questa ce la fate live? Sì, okay. Sì, sì, sì. Ok. Quindi la volete suonare adesso, dopo? Come vuoi. O ascoltiamo facciamo ascoltare un brano? Facciamo ascoltare un brano. Quale facciamo ascoltare? Allora, partiamo con Facciamo Finta. Che è il pezzo per cui ho chiesto a loro di suonare, poiché dovevo andare alle semifinali a Roma del Tour Music Fest, e diciamo, quindi è stato un brano arrangiato in una settimana di prove su prove, e proprio dal titolo, che appunto ha la parola finta, si costruisce tutto il pezzo. È la storia di un dialogo immaginario, di tutte le volte che ci troviamo davanti una persona e la stiamo guardando per l'ultima volta. Noi adesso la ascoltiamo e torniamo fra poco. Mettiamo il caso che metti
realtà non avrei posto nella mia vita, meriti un posto nei tempi morti, se non ho posto nella tua vita, se non ho posto perché non scappi. Siamo tornate ad Indifferenti su www.radiobaiano.it insieme alla Nazzaro e i suoi prodi cavalieri. Allora, io volevo sapere una delle esperienze più belle che avete vissuto musicalmente insieme. Io penso sicuramente, penso di parlare a nome di tutti e due, di due esperienze. La prima in fase di registrazione di questo singolo che avete appena ascoltato, è stato un bel momento di confronto per noi, perché per la prima volta ci siamo messi a lavorare per tanto tempo insieme cercando di costruire qualcosa di nostro. E poi è stato proprio bello il fatto di dover registrare, quindi perdere proprio del tempo, avere cura, il fatto di suonare tutti insieme e poi di ascoltare quello che avevamo fatto. Siamo, secondo me, questa sicuramente è una delle esperienze bellissime, così come aver aperto il concerto di presentazione dell'album di Roberto Guardi, il Bifolco. E questo perché è stata la prima volta che abbiamo portato i nostri inediti davanti a qualcuno, quindi davanti a un pubblico, tutti e tre insieme all'MMB a Napoli, ed è stato secondo me un bel momento, anche perché diciamo abbiamo fatto il nostro debutto in pubblico. Salutiamo Roberto che ci segue sempre. Io volevo sapere un'altra cosa, visto che sono molto curiosa. Fare cover è una necessità del momento oppure anche in futuro avete intenzione di alternare le due cose? Allora, io penso che sia da una parte una necessità, perché anche quando vai a suonare, dato che non tutti, ed è normale, si aspettano di ascoltare solo inediti, è necessario che tu proponga qualcosa che le persone conoscono. Anche se devo dire la verità, noi a livello di cover molto spesso andiamo fuori dallo schema del commercialissimo, quindi alla fine non si risolve il problema. Ma sicuramente a livello artistico è una bella sfida, perché fare cover non significa eseguire il pezzo uguale fino alla fine, ma significa riarrangiare, proporre qualcosa, variare, cambiare, e nel momento stesso in cui tu in sala stai elaborando una cover, in realtà stai facendo un pezzo nuovo da capo. Metti più parti, cambi i tempi. Noi siamo abituati a stravolgere molto spesso le cover che facciamo, ci impieghiamo veramente tanto tanto tempo per finirle, e però è bello proprio per questo, perché non si è meri esecutori, ma impariamo da quello che stiamo facendo, quindi sicuramente sì, è una necessità, però è anche un banco di prova, una sfida. Il nostro modo, comunque, ognuno mette il proprio percorso nelle cover, quindi nessuna cover è uguale all'originale ed è scontata, soprattutto perché spesso quando vai a sentire delle band in concerto dice guarda questa canzone qual è l'originale, non mi cambia niente sentirmi l'originale o sentirmi loro. Noi cerchiamo comunque di metterci il nostro percorso, quindi sono tre percorsi diversi, spesso si incontrano in belle canzoni, belle cover che hanno qualcosa di particolare proprio a sé proprio. Quindi molto piacevole. Quindi comunque voi considerate come le vostre... Se fosse un inedito, esatto. Però con una base, diciamo, già fatta. Diciamo, sono curiosa di sentirvi live. Che mi fate ascoltare? Vabbè, quella che... Quella di prima. Cui ti abbiamo parlato prima, perché dopo la gaffe che ho fatto ci sta. Non ricordo nessuna gaffe. Perfetto. Niente. Allora vi facciamo ascoltare Niente Così Sia. Quando volete. Sulla collina ci sono
cose che nessuno sa, la linea d'ombra in cima. Il passato è una terra straniera, ma se alle spalle, sulle spalle ho un karma pesante, dimmi un giorno come questo dolore ti potrà essere utile. Preghiera laica per trasformare questa guerra in pace e indipendenza. Niente così sia, se chiudo gli occhi non esisto più e il mondo si trasforma in tutto quello che io voglio, quello che non posso, quello che non ho. Insomma, così voi tornate. No, ci avrebbe piacere. Sì, strumento in acustico, proprio la batteria. Secondo me, la sala. Vuoi fare anche un'edizione metal? Cioè, e più lo aggiungeremo. Un brano metal. Hai mai pensato di far scrivere anche loro due? O non ti fidi? No. No, in realtà, vabbè, il progetto che ho è sempre stato singolo, quindi non ho mai pensato all'eventualità. Però se ci fossero delle belle idee, perché no? Però voi vi direte indietro, mi pare di aver capito. Cioè, Marco si propone come parodia di tutti i brani che scrivo, quindi nel caso lui può riscrivere i brani.
Quello non sarebbe un problema, sì, io conto di fare un canale YouTube solo con le parodie delle canzoni di Alessandra. Ottimo, quindi sì, c'è una è un'idea. Un futuro, sì. Qual è la critica che hai poco apprezzato e invece il complimento che hai apprezzato di più? Allora, la critica che non ho apprezzato a volte è stata che i miei pezzi molto spesso non hanno una forma ben definita di canzone, mi è stato detto. Oh. Quindi il fatto che molto spesso abbiano più strofe, che quindi siano troppo lunghi. Questa è stata una cosa che diciamo mi ha fatto riflettere, quindi è stata una critica comunque costruttiva, perché da quel momento in poi ho cercato di capire anche cosa il pubblico si aspettasse a livello acustico, proprio di sentire, anche perché c'erano canzoni che duravano più di 4 minuti e forse effettivamente erano troppi anche per il genere che faccio. Invece quello che mi è stato detto di più bello è che sono testi che affrontano tante tematiche e lo fanno senza banalità. Questa è stata una cosa che mi è piaciuta molto, un po' per chi me l'ha detta, un po' perché la cosa che mi sono sempre proposta era quella di scrivere in modo da far comprendere, però sempre fino a un certo punto, perché le cose debbano rimanere a metà tra chi scrive e chi ascolta, in modo che poi ci sia effettivamente tra quella, diciamo, quella distanza, una linea immaginativa proprio da parte dell'ascoltatore che possa creare un suo filo di pensiero, una sua idea proprio sui testi. Quindi questo è quello. Quindi qua scatta il mio sondaggio che faccio ad ogni puntata, perché c'è una diatriba fra i cantautori, ma prima di un live, prima di cantare un brano, lo spiego o non lo spiego? Perché alcuni dicono di sì, altri dicono di no. Io dico di no. Tu dici di no, perché quelli che dicono no lo motivano il loro no dicendo, spiegandolo si influenza l'ascolto. Hanno ragione. Hanno ragione? Sì, lui dice sì, che hanno ragione. Hanno ragione. Io invece sono il parere contrario, per me sì, però non troppo. Lasciare comunque, sono d'accordo con lasciare l'immaginazione, perché almeno c'hai un riferimento su cosa parla, perché capisco che possano esserci fraintendimenti con i testi, però una base e poi il resto all'immaginazione, davvero. Ovvio. Per me è tutto all'immaginazione, è molto più bello, non lo so. Io sono a metà strada, nel senso che quando non si conosce una persona che si va a ascoltare, soprattutto le prime volte che uno, diciamo, inizia a suonare, proprio per farsi conoscere, ha la necessità di dover spiegare ma non troppo, cioè di dire il giusto, proprio perché uno capisca su che linea si muove quella persona. Poi ovviamente andando avanti con le esperienze questa cosa rimane sempre più velata, fino appunto al silenzio totale, che per me è giusto, però all'inizio, soprattutto se hai la necessità di farti conoscere ed è necessario che la gente entri nel tuo mondo, ha bisogno appunto di quel permesso, buongiorno, che ovviamente è dato proprio da una spiegazione minima. Quanto è cambiato secondo te il ruolo del cantautore, che ne so, dagli anni 80 ad oggi? Oggi com'è la situazione dal punto di vista cantautorale? Anche relativamente magari solo alla Campania. Allora, il giro cantautoriale campano è bello, è pieno. E secondo me è pieno di cose differenti. Quindi ci sono tante cose da ascoltare, differenti. E anche nonostante ci sia un po' la moria dei locali, tante possibilità. Ci sono vari contest, noi saremo a due contest quest'anno, dell'Apogeo Spring Contest e il Muaz, quindi ci sono delle possibilità, così come ci sono anche
proprio delle organizzazioni come Camera d'Autore, che dà la possibilità ai cantautori di esprimersi. Quindi secondo me non è vero che c'è un assoluto silenzio, però sicuramente la musica sta cambiando, continua a cambiare, e lo si vede da due motivi secondo me: dagli ascolti, perché è giusto che una persona che scrive e che canta debba capire cosa sta succedendo nel mondo, e nel mondo, nella top 100 su Spotify c'è la trap di Gali, così come c'è non so, lo stato sociale. Quindi bisogna anche capire la gente cosa voglia ascoltare, e c'è il fenomeno indie che è molto forte, e che obiettivamente raggruppa delle idee comuni, come il fatto che nei testi ci sia bisogno di parole quotidiane. Sono cambiati un po', è un po' cambiato il linguaggio, il modo di esprimersi, ed è giusto che i cantautori diciamo o facciano la rivoluzione ritornando a un modo di cantare completamente differente, oppure si muovano su una linea di pensiero, se a loro congeniale, che sia proprio quella di un linguaggio più quotidiano che arrivi così come quello indie. Io ancora devo capire cos'è questa trap, ma prima o poi lo capirò. Detto questo, ci prendiamo un'altra pausa o volete farmi ascoltare un altro brano live? A voi l'ardua scelta. Sceglie Luca. Altro brano live. Altro brano live. Allora mi metto comoda. Vedi un attimo solo se sono scollata, secondo me. Senza spiegazione del testo. Senza spiegazione del testo. Senza spiegazione del testo. Però, così poi vediamo un riscontro. Però, secondo me, durante l'intervista il pezzo va spiegato un poco. Dall'estate. No, lo devi spiegare. Secondo il mio parere soggettivo. Secondo il tuo parere soggettivo. Vivo l'immaginazione. Infatti. Però quale pezzo? Quello che è pensato per suonare. Ah, è qua, l'immagine del dolore. Secondo te? Allora, io lo vedo molto in un ambiente tetro questa canzone, non lo so, mi immagino proprio qualcosa di tribale, non è così, me lo immagino. Quindi facciamo così, prima me l'ha spiegata, la suonate, dopo Alessandra me lo spiega bene. Sì, sì, direi. No, perché con lo spiegare non si capisce niente, giustamente, mi capisco solo io. Quando volete. Ok. Ma materiale
essere qui. Allora, qualcuno che mi spieghi questo brano bene. Beh, allora... Ah, beh. No, sì. No, lo spiego perché effettivamente è vero. Cioè, questo brano sembra qualcosa di triste. Ma triste non è, nonostante abbia dolore all'interno del titolo. Ed è una cosa che ci tenevo a fare, perché... bisogna sempre mettere in mezzo queste emozioni belle, che sono belle e che sono vissute, ma non bisogna avere paura di scrivere e di mettere in un titolo, oppure proprio di urlare e scrivere più volte la parola dolore, perché non è così. E è un brano per me molto sentito, perché l'ho scritto per una ragazza che conosco di 12 anni, tra l'altro, che ha perso il papà, e l'ho scritto in un momento che anche io vivevo una situazione difficile. L'ho scritto perché mi sono resa conto, soltanto nel momento in cui ero in una situazione difficile, che molto spesso le parole che si usano in un momento negativo da parte degli altri non sono sentite. Infatti ho iniziato subito questa canzone dicendo: il linguaggio del dolore è un perpetuo ti capisco, ti resto accanto, a me è successo. A me capita spesso di sentirmi dire: ah, immagino, ah, capisco, se vuoi ci sono. Però queste parole di circostanza a me non piacciono. Piacciono i fatti, piace la presenza, e quindi volevo inserirlo in una canzone che è vero, ha un testo pesante, però ha un ritmo che, voglio dire, è bello, è positivo. Tribale, come dice lui. Tribale, con un messaggio bello che è inserito nello special, e che dal dolore si rinasce come dall'amore. Ti è capitato durante la scrittura di uno dei tuoi brani di scoprire magari nuovi lati di te stessa di cui non eri a conoscenza? Sicuramente l'empatia. Io mi ritengo una persona molto distaccata nella vita, e invece scrivendo mi sono resa conto di essere molto empatica. Nonostante lo mascheri veramente veramente bene, penso di essere una persona che nei testi soprattutto si immedesima molto nei panni degli altri, e che molto spesso, diciamo, dà una sorta di riscatto a loro stessi attraverso i brani. È una cosa che mi è capitato sulla mia pelle, ma che sento proprio un po' come una sorta di missione, non la vedete proprio. Però questo lato. Domanda a voi due. Qual è il punto forte del progetto? Perché avete deciso di suonare insieme ad Alessandra? Marco, qual è stata la cosa? Poi una tiranna, quindi la ritorno di suono e forza! No, sicuramente le musiche mi piacciono tanto, però devo dire che i testi mi piacciono tantissimo, perché per quanto, cioè, conosco molte canzoni di Alessandra, e ogni testo per me dice qualcosa di molto importante. Su qualsiasi testo posso anche identificarmi molto, quindi molti testi ci guardano, davvero mi sono trovato anche io in questa situazione ed è davvero così, quindi penso che siano molto umani i testi, qualsiasi persona si ritrova nei suoi testi, quindi la musica è bellissima soprattutto, però i testi ci hanno proprio, sono bellissimi, io impazzisco per i testi, infatti per quanto li storpi, però sono bellissimi. Persone fai parolini, sì, sì. Invece, a parte la tribalità. Però la cosa bella è riuscire a interpretare proprio il messaggio della canzone, il testo, anche con altri strumenti che alla fine non sono melodici, tipo il mio, la batteria, e dare quella giusta atmosfera, diciamo, al pezzo, e indirizzarlo proprio nel suo significato vero e proprio. Quella è la cosa più bella, forse, di comporre su questi pezzi che hanno questi testi. Che ti ha convinto. Sì. Allora, com'è stato registrare? Una bella esperienza. Sì, è stato bello. Sono state parecchie ore a nostra registrazione e da subito non abbiamo trovato il feeling. Infatti le prime volte, cioè le prime take che abbiamo fatto non erano quelle là che volevamo che fossero. E poi dopo quelle due orette, tre orette, siamo riusciti a far uscire qualcosa di buono e che ci è piaciuto all'inizio, sì.
d'accordo? È un'esperienza che unisce molto, comunque è stata una settimana, ma una settimana ci siamo visti per lo più ogni giorno, perché una volta stavamo in sala, altre volte ci vedevamo anche con gli strumenti per vedere comunque le parti, è stato molto bello. Poi alla fine, stando molto insieme, si fa molto siamo diventati molto amici tra di noi, penso che anche un po' prima avevamo legato, ma soprattutto in questa registrazione siamo diventati molto amici. Vi ha legato molto. Sì, particolarmente. Sì, sì. Io direi di prenderci una pausa per poi tornare per l'ultimo brano live, per le ultime domande, per i saluti, eccetera. E visto che avete aperto il concerto, facciamo ascoltare, che brano hai messo del mio amico Roberto, facciamo ascoltare Piatto Vacante del Bifolco. Bellissimo. Io saluto Roberto e lo abbraccio perché ci segue sempre. Torniamo fra poco con la Nazzaro e i suoi tre quarti. All'indifferenti, due quarti. Non è il terzo quarto. Io sono il terzo. Ma voi siete tre quarti, non mi rompiare. Torniamo fra poco su www.radiobaiano.it all'indifferenti. Per favore fatala, eppure si attendesse i posti se non detesse, e sta amore cartona rimma tu con la giava, o saccia già la tua nuova ombria, perché chi nasce tu una quadra non può diventare, tu sei una malascessa e la canzone è sempre la stessa, ma che stavolta non mi fai più fessa. Prima rimanete con mano pesce all'esso, ma stavolta si t'acchiappa, i domenghi scarpa pies. Na 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 na, na na na. Ma che te vena appressa, tu sicuro trova, ora si non chiova. Piscere si tenga geni, c'è va rimanata rota, ma potramente fatta rota. Piatto Vacante è sempre la mia preferita del Bifolco. Siamo tornati con la Nazzaro e i suoi due quarti, che insieme formano i tre quarti, ok? Perfetto. Allora, per quanto riguarda i testi, solitamente scrivi pensando a cose tue oppure ti lasci ispirare anche dal resto? Come nasce un pezzo della Nazzaro? Nasce per caso molto spesso, magari soltanto dopo averlo finito di scrivere mi rendo conto che ho pensato a una determinata cosa. Alcuni sono proprio miei, derivano da mie esperienze di vita che non erano ancora state, diciamo, completate e che forse attraverso poi un testo hanno finalmente un punto, diciamo.
E invece molto spesso mi trovo a fare i conti proprio con la realtà che mi circonda. Mi piace parlare non della realtà in generale, ma prendere a cuore solo determinate cose, determinate persone, e diciamo cercare anche di scrivere in modo che si creino, diciamo, le condizioni perché loro poi possano ascoltarle. Quindi sì, diciamo 50 e 50, dai. Io appartieni alla scuola di quelli che scrivono di getto oppure dei meditatori? No, no, di getto. Tutto di getto, e soprattutto per me un brano deve, soprattutto il testo, deve avere inizio e fine nello stesso momento, sennò si perde il fil rouge che collega tutto, quindi sono di questa scuola qui. Prima dell'ultimo brano live devo farvi le mie tre domande di rito che faccio sempre a termine puntata. Contatti social, dove è possibile reperire informazioni su di voi, eccetera eccetera, dove è possibile ascoltare i vostri brani e poi se ci sono le prossime date live. Curiosità utili, insomma. Allora, la prima curiosità, cioè la prima... Stavo per dire qualcosa, stavo per dire qualcosa. No, facciamo parlare Luca perché devi dire qualcosa. Allora, la fanpage la Smuvala Mazzaro. Sì. Qual è la seconda domanda? Era appunto solo sulla prima, le altre no. Allora, la seconda risponde Marco. Allora, la seconda, allora, quando ci potrete sentire di nuovo? Abbiamo questi due contest alle porte, quindi ci rivedremo. Il primo è il 5 aprile all'MMD, ho fatto 5 col 4. Okay, sì, sì. Per la Mogeo Spring Contest. Sì. Salutiamo Andrea e Sara, che sono organizzatori. E poi... Dove è possibile ascoltare qualche canzone? Cosa facciamo rispondere Alessandro? Abbiamo fatto perché? Uno e uno. Perché è la più difficile, perché non abbiamo ancora messo niente sui, diciamo, social né su YouTube o Spotify, proprio perché stiamo cercando di, diciamo, finire tutti i pezzi in modo poi da far uscire i vari singoli uno per volta, quindi per ora proviamo la strategia prima i live e poi il social e vediamo come va. Però sulla mia pagina molto spesso si trovano dei brevi video nostri che suoniamo o i miei famosi 60 secondi di cover. Ah, ecco, ecco. Che ci sono e che ormai hanno un nome, e dove molto spesso, insomma, faccio cover del panorama italiano, diciamo i più conosciuti e più nuovi, quindi Brunori, Levante, Calcutta, questi. Che vi fate ascoltare? Ultimo brano live. Allora, l'ultimo brano si intitola L'esclusa ed è un brano invece autobiografico, per tutte le volte che mi sono sentita diversa e per tutte le volte che invece ho avuto la consapevolezza di vederla come una ricchezza. Interpretazione esterna? Interpretazione esterna è che Marco l'ha soprannominata la bambola. La bambola, sì sì. E io ho proprio i miei testi a parte solo miei, però. Parodie tue. Sì, sì, io aspetto che divento un po' più famoso e poi faccio il mio canale YouTube. Quando volete. Tutti tranne uno, tutti tranne te, dicono i bambini a ricreazione mentre formano le squadre per giocare a pallone. Conta fino a 100 con talento e piano che noi ci nascondiamo. Se non ci trovi conti c'è nessuno. Ma pensare con la mia testa è l'elogio alla disobbedienza.
festa è l'elogio alla disobbedienza. Quali sono quindi i progetti futuri? Progetti futuri, direi i due conti. I due contest. E poi Marco che apre il canale YouTube sulle parodie. Sulle parodie. Sì, e poi qualche brano metal. Certo. Per accontentare un po'. Accontentiamo tutti. Lo accontentiamo perché lo accontentiamo in realtà già con un campanaccio che utilizza per suonare. Una cowbell, sì. Di cui è molto fiero. Già lo accontentiamo. Quindi ci sono tante cose da fare, tanto lavoro da fare. Io vi aspetto quando uscirà l'EP. Va bene, promesso, eh. Anche solo mi accontento dell'EP. Ah, okay. Con l'EP penso l'anno prossimo. Sì, avete detto estate. Ci vediamo, sì, quindi ci vediamo l'anno prossimo. Detto questo, io devo ricordare che i brani live che avete ascoltato sono stati registrati e saranno disponibili nei prossimi giorni sul nostro canale YouTube nella playlist live a Radio Baiano. Poi giovedì andrà in onda Metro Rock con Carlo e Domenico insieme agli X35, grazie per il suggerimento, non posso ricordare tutto. Invece noi martedì prossimo non andremo in onda perché saremo ancora pieni di casatielli, di pastiere, quindi martedì prossimo pausa, relax. Ci ritroviamo martedì 10 aprile con Mariano Lieto, che doveva essere qui già due settimane fa, però non è venuto, quindi recuperiamo la puntata. Vi ringrazio per essere stati con me, vi aspetto. È una minaccia, non è una promessa, una minaccia. Vi aspetto con l'EP, con la bonus track, una versione una metal version. vi faccio ancora i miei complimenti, ascoltateli perché sono bravi, andateli ad ascoltare soprattutto live così li conoscete meglio. Noi ci vediamo martedì 10, auguro a tutti buona Pasqua, ciao, buona Pasqua. Indifferente nella mente, non ho più paura della gente, sono potente, sono importante, non me ne importa di niente. Indifferente nella mente, non ho più paura della gente, sono potente, sono importante, non me ne importa di niente. Di niente. I've seen golden statues.